Buongiorno a tutti, io sono Chiara Boracchi per Archeostoria e mi occupo del podcast Archeoparole, quindi sono qui a raccontarvi che cosa siano i podcast. Cosa sono i podcast? Sono file audio. Nascono come costola della radio, quindi nascono per poter riascoltare in tutta tranquillità, on demand, i programmi radio che uno si è perso durante la giornata. Col tempo però diventano molto più di questo. Diventano un medium a sé stante, con suoi propri linguaggi. A dire il vero, la ricerca sui linguaggi del podcast non è ancora finita. Però possiamo dire che tra i vari linguaggi del podcast, quello che forse ci interessa di più è quello narrativo. I podcast sono diventati una nuova forma di narrazione della realtà. E la sua forza è quella di parlare direttamente a un ascoltatore, e di arrivare al cuore dell'ascoltatore attraverso le sue orecchie. Addirittura, per questa sua caratteristica, il podcast viene considerato il medium più visivo di tutti, perché stimolando l'immaginazione, arrivando al cuore, alla pancia dell'ascoltatore, stimolandone le emozioni e l'immaginazione, si riesce addirittura ad andare oltre il video, si riesce a supplire l'assenza di immagini. E poi per questo, proprio per questa sua caratteristica, il podcast riesce a raccontare storie, a trasmettere messaggi e informazioni e valori. E per questo sempre più spesso viene utilizzato, per esempio, da aziende per raccontare in modo diverso i propri valori e il proprio brand, ma anche da istituzioni culturali, musei, per raccontare le proprie collezioni e anche lì i propri valori. Naturalmente, gli esempi di branded podcast sono molto più frequenti all'estero, però, e di podcast anche per le istituzioni sono molto più frequenti all'estero, però non mancano esempi italiani e sempre di più in Italia, insomma, si utilizza questa nuova forma di comunicazione, nuova forma di narrazione. La speranza è di poterla utilizzare sempre di più e di riuscire ad apprezzarne il valore.